Un lungo applauso di studenti e insegnanti ha accompagnato nel primo pomeriggio di martedì 10 ottobre il taglio del nastro dei nuovi laboratori dell'Istituto Europa Unita di Chivasso. Un momento di festa che ha visto la partecipazione della consigliera metropolitana delegata a bilancio e istruzione Caterina Greco, insieme al dirigente scolastico Claudio Ferrero, il sindaco di Chivasso Claudio Castello e l'assessore alla cultura Gianluca Vitale. Abbiamo raggiunto un obiettivo anche in breve termine. In un periodo di 8 mesi sono stati fatti i lavori e quindi riconsegnare questi locali alla scuola agli studenti è fondamentale. I lavori hanno riguardato i serramenti esterni, posa di rete metallica antisfondellamento, realizzazione di un controsoffitto modulare e di nuove tramezzature. Sono state fatte opere di adeguamento sostanziale perché è stato fatto tutto il pavimento, sono stati rifatti gli infissi. I lavori, realizzati grazie ai fondi del PNRR, si sono svolti celermente. Sono stati allestiti degli spazi veramente innovativi. Sono risorse del PNRR che sono state stanziate dopo la pandemia dall'Unione Europea e che noi cerchiamo di mettere a frutto e di spendere. Cioè è un'occasione veramente molto grande di investimento che dobbiamo accogliere a pieno e quindi questa scuola avrà ulteriori interventi innovativi. A breve partirà anche la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione, la posa di un nuovo impianto fotovoltaico di circa 20 kW e l'adeguamento degli impianti elettrici per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.